Primo capitolo. Prima regola. Come comprare un'opera d'arte? Abbiamo visto che l'investimento in arte è la miglior cosa che si possa fare per mettere in sicurezza il proprio denaro. Ma per investire bisogna comprare. Dovrebbe essere una pratica da attuare ogni volta che si acquista un appartamento o una villa. Almeno il 10% del valore della casa dovrebbe essere dedicato ad un acquisto d'arte che renda la casa importante e di valore, qualunque casa. Quando si finirà di pagare il mutuo della casa, il valore d'acquisto dell'opera probabilmente equivarrà al valore della casa, lo stesso quando nasce un figlio. Bello sarebbe piantare un albero e comprare un'opera d'arte. Legare la crescita dell'albero, significato di natura, e il perpetuare l'arte, significato di bellezza ed elevazione alle generazioni future. Potrebbe essere il miglior modo di valorizzare una nascita. Invece oggi si vedono moltissime case in tutto il mondo senza un'opera d'arte che la possa rendere speciale. Dal punto di vista economico, in ogni caso, possiamo dire di aver dimostrato la superiorità di investimento in arte rispetto a qualsiasi altro, sia per la certezza di rendimento, sia per l'ancora enorme giacimento a disposizione, cioè la quantità di opere prodotte da un sempre maggior numero di artisti. Questa quantità a disposizione non comporta un'inflazione, perché è contrastata da un forte aumento della popolazione. Arte come prodotto necessario alla vita di qualità di tutte le persone del mondo. Arte come speranza di una scelta di vita che ogni persona dovrebbe intraprendere, abbandonando la via dell'odio e della guerra. Perfino Tolstoi, nel considerare il bello, l'utile, il giusto, la verità, nel suo saggio Cos'è l'arte, giunge ad una simile conclusione. Per Tolstoi, l'arte vera è quella che si propaga, capace di suscitare nell'uomo sentimenti di gioia nella comunione spirituale con l'artista o con altri che la contemplano. L'arte può stimolare la convivenza pacifica tra gli uomini. L'arte autentica, per Tolstoi, è dunque arte popolare e non una collezione di opere, la necessaria conseguenza sentimentale di ogni autentica sapienza di vita. Noi, parlandone in questo libro, ci introduciamo, e con noi il nostro paziente lettore, in un mondo tutto nuovo, diversissimo da quello della vita quotidiana fatta di atti ripetitivi, ordini superiori da eseguire, regole imposte da altri, adempimenti burocratici completamente estranei al sentire umano. Il solo parlare di arte ci pone su un piano di bellezza, soddisfazione e armonia con il prossimo che non può che renderci felici. Ritorniamo alla prima regola di comprare un'opera d'arte. Dobbiamo essere convinti del perché comprare un'opera d'arte. A tutti è chiaro perché comprare un frigorifero. La necessità primaria di poter conservare a lungo il cibo, così tanto prezioso, sempre costoso, fin dal nascere della vita sulla terra. Rientra il tutto nella necessità di avere, comprare o affittare una casa, il nostro mondo personale e familiare. Un mondo dove noi custodiamo le nostre ricchezze, in primis nostra moglie o marito, i nostri figli, i nostri genitori, qualsiasi persona a noi cara, ma anche i nostri amici, sempre più indispensabili, cani e gatti. In questo luogo noi raccogliamo tutto ciò che può rendere la nostra vita più piena e ricca di soddisfazioni. Compriamo gli elettrodomestici, frigorifero, lavastoviglie, lavatrice, docce, televisori e chi ne ha più ne metta, compresa l'auto a cui dedichiamo una sua casetta personale. La qualità della vita aumenta con il possedere di una biblioteca, seppur piccola, e diversi supporti di registrazione audio o video. La nostra qualità della vita aumenta con la soddisfazione della nostra conoscenza. Con i libri e internet abbiamo potuto portare miriadi di nozioni alla nostra portata in tutti i campi del sapere, dalla salute ai luoghi di villeggiatura. Abbiamo conosciuto animali che mai vedremo o luoghi lontanissimi e bellissimi che mai visiteremo.
Per questo il prossimo passo, che comunque molti hanno già fatto e che nel passato era solo a disposizione dei regnanti e dei potenti, è avere una o più opere d'arte nella nostra casa. Con il progresso, tutto ciò che una volta era solo a disposizione dei re, dei politici o grossi magnati dell'industria, viene ora messo a disposizione ad un sempre maggior numero di persone. Questo è un passo enorme nell'evoluzione delle genti, un passo che dovrebbe determinare finalmente la diffusione di una più elevata capacità di discernere il bene nell'agire dell'uomo. Il progresso dell'umanità punterà al progresso dell'uomo, alla sua ricerca del suo potenziale intellettuale, alle sue differenziazioni viste come ricchezza. Per comprare un'opera d'arte dobbiamo distinguere l'emozione ed il pensiero che procura un oggetto d'arte. C'è chi dice che un'opera d'arte è tale se produce emozioni, altri se produce pensiero. Ma sentiamo diverse citazioni. Le nature come la tua, dotate di sensi forti e delicati, gli ispirati, i sognatori, i poeti, gli amanti sono quasi sempre superiori a noi uomini di pensiero. La vostra origine è materna. Voi vivete nella pienezza. A voi è data la forza dell'amore e dell'esperienza viva. Noi spirituali, che pur sembriamo spesso guidarvi e dirigervi, non viviamo nella pienezza, viviamo nell'aridità. A voi appartiene la ricchezza della vita, a voi il succo dei frutti, a voi il giardino dell'amore, il bel paese dell'arte. La vostra patria è la terra, la nostra è l'idea. Il vostro pericolo è di affogare nel mondo dei sensi, il nostro è di asfissiare nel vuoto. Tu sei un artista, io un pensatore. Tu dormi nel petto della madre, io veglio nel deserto. A me splende il sole, a te la luna e le stelle. Hermann Hesse. La pittura è più forte di me, mi costringe a dipingere come vuole lei, così diceva Pablo Picasso. Le opere, come nei pozzi artesiani, salgono più alte quanto più a fondo la sofferenza ha scavato il cuore. Marcel Proust. Sintetizza invece Einstein: l'arte è l'espressione del pensiero più profondo nel modo più semplice. Sono costretto a continue trasformazioni, perché tutto cresce e rinverdisce. Insomma, a forza di trasformazioni, io seguo la natura senza poterla afferrare, e poi questo fiume che scende risale, un giorno verde, poi giallo, oggi pomeriggio asciutto e domani sarà un torrente. Claude Monet. L'importanza dell'arte viene riassunta così da Tolstoi: l'arte è un'attività umana, il cui fine è la trasmissione dei più eletti e migliori sentimenti. E cosa cerchiamo nell'arte? Ce lo dice Oscar Wilde. Ciò che l'arte tenta di distruggere è la monotonia del tipo, la schiavitù della moda, la tirannia delle abitudini e l'abbassamento dell'uomo al livello della macchina. Ecco il pensiero di famosi scrittori sull'arte. Se il mondo fosse chiaro, l'arte non esisterebbe. Albert Camus. Alla domanda "che cos'è l'arte?" si potrebbe rispondere celiando, ma non sarebbe una celia sciocca, che l'arte è ciò che tutti sanno che cosa sia. Benedetto Croce. Se c'è sulla terra e fra tutti nulla qualcosa da adorare,
Se esiste qualcosa di santo, di puro, di sublime, qualcosa che assecondi questo smisurato desiderio dell'infinito e del vago che chiamano anima, questa è l'arte. Gustave Flaubert. Non c'è via più sicura per evadere dal mondo che l'arte, ma non c'è legame più sicuro con esso che l'arte. Goethe. L'esperienza artistica è così incredibilmente prossima a quella sessuale, alle sue pene e ai suoi piaceri, che i due fenomeni non sono in realtà che forme diverse di una identica brama e beatitudine. Rainer Maria Rilke. La differenza tra l'arte e la vita è che l'arte è più sopportabile. Bukowski. Fine primo capitolo.